Buongiorno, allora, come da richiesta, vi parlo, magari vedete il quadro meno solito perché vi parlo dall'ufficio sperando che internet funzioni perché qua purtroppo non prende la rete telefonica, quindi devo soltanto sperare nel wifi che ogni tanto fa le bizze, però vabbè, insomma, proviamo alla peggio, pazienza, niente di urgente. Dietro vostra richiesta, pare che ci siano dei dubbi, o quantomeno sarebbe meglio, o preferite sentire qualcosa di diverso da quello che come sempre viene scritto sui giornali riguardo all'emissione che in questo momento sta venendo fatta con grande successo da parte del Tesoro, vale a dire il BTP Valore. Allora, sono dei titoli di Stato normalissimi che si comprano in banca, per chi ha il trading online si può comprare anche online o si comprano anche in posta volendo. Sono in tutto per tutto uguali agli altri titoli di Stato, con una particolare caratteristica che, a dir la verità, è una caratteristica abbastanza di marketing più che di sostanza, vale a dire sono dei titoli a cedola crescente. Cosa significa? Significa che per i primi, se non mi ricordo male, 3 anni il tasso è il 4,10%. Per gli ultimi 2 anni, dato che si tratta di un titolo a scadenza 5 anni, il tasso è 4,30, 4,50, 4,30, 4,50, non so, comunque diciamo aumenta in parte la cedola. Credo 4,50, sì, scusate, 4,50 per gli ultimi 2 anni di vita. Quindi il tasso crescente è invogliato, è congegnato, no? Sempre rispetto dal punto di vista del marketing, per invogliarti a tenere di più il titolo, e oltretutto se arrivi a scadenza, quindi se lo tieni fino in fondo al periodo dei 5 anni, c'è un premio fedeltà che dovrebbe essere circa uno 0,50 in più, no? Quindi oltre al rendimento così calcolato, a scadenza c'è un margine aggiuntivo di interesse. Allora, due cose proprio veloci, banali. Il fatto che le cedole siano così congegnate non cambia che è un titolo a tasso fisso. I titoli sono o a tasso fisso o a tasso variabile. Tasso variabile, come possono essere per esempio i BTP Italia, quelli che sono indicizzati all'inflazione, non puoi sapere prima cosa sarà il tasso futuro, perché se c'è più inflazione ci saranno, e infatti chi li ha comprati ha fatto un ottimo affare, se c'è più inflazione ci saranno delle cedole molto ricche, oppure ci sarà un incremento del valore nominale, se c'è meno inflazione al contrario invece non sarà stata una scelta fortunata. Stessa cosa succede con i certificati di credito del Tesoro, vale a dire titoli a tasso variabile. Non posso sapere cosa sarà il tasso futuro perché il tasso futuro dipende da delle condizioni che ci saranno in futuro. Attenzione, i tassi variabili o quelli legati all'inflazione in apparenza sembrano dare un'incertezza maggiore. Al lato pratico si adeguano semplicemente al valore di mercato, quindi normalmente chi compra un titolo a tasso variabile rispetto ai tassi di mercato non ci guadagna, non ci perde, quindi in realtà sono degli investimenti più tranquilli. Viceversa, i BTP, vale a dire nella famiglia a cui appartengono i BTP Valore, col fatto che danno un tasso fisso, e si tratta di un tasso fisso perché è già preordinato, vale a dire chi compra adesso il BTP Valore sa già che fra 2 anni aumenta la cedola, quindi il prezzo già riflette questo incremento, per cui non c'è differenza, ecco, fra comprarlo adesso e rivenderlo fra un anno oppure comprarlo adesso e rivenderlo fra 4 anni. Non è che aumentano i prezzi dopo, ecco, già si sa cos'è il prezzo del titolo perché appunto il sistema delle cedole è già predeterminato, però è un tasso fisso. Questa cosa significa? Significa che qualsiasi cosa succeda in futuro, uno prende quel tasso lì. E quindi da ora in avanti ci sono due possibilità: che i tassi continuino
continuino a salire, cosa che io sinceramente spero di no, perché spero di no, ecco, non credo che sia una bella cosa per l'economia europea in generale, ecco, se i tassi dovessero andare ancora avanti a salire, italiana in particolare, però nessuno può sapere che cosa succede in futuro. Se i tassi dovessero salire, un investimento del genere probabilmente perderebbe valore. Se i tassi invece dovessero scendere, quindi ritornare un pochettino più simili a quelli che erano stati in passato, perché l'inflazione cala e quindi non c'è più bisogno di tassi particolarmente alti, guadagna valore. E questa è l'unica cosa che è difficile da capire. Cosa significa? Significa che in teoria il tuo investimento non te lo tocca nessuno, cioè vale a dire tu metti 1000 euro adesso, questo titolo ti dà 41 euro di interessi all'anno, giusto per far capire, se uno mette 100.000 euro significa che ti prendi 100.000 euro di risparmi, ti prendi più di 4.000 euro di interessi l'anno. È un po' un redditino di cittadinanza, cioè significa, è come dire che mi prendo 400 e passo euro al mese di extra profitto. Oltretutto tutelo il mio capitale, perché altrimenti l'alternativa sarebbe metterli sotto il materasso o nella cassetta di sicurezza, con il risultato che in presenza di un'inflazione del 5% il tuo capitale perderebbe valore, quindi non solo non incasserebbe cedole, ma perderebbe valore e basta. Per cui diciamo che adempiono alla funzione normale che deve avere un titolo di Stato. Però questi interessi in ogni caso tu ce li avrai da qui a scadenza, quindi significa che per i 1000 euro che tu ci metti, per 3 anni avrai 41 euro di interessi pagati, per 2 anni ne avrai 45, no? Questo è il rendimento totale del tuo più eventuale 0,5 aggiuntivo che è il premio fedeltà. Questo è il rendimento del tuo investimento, non te lo tocca nessuno. Cos'è l'aspetto da capire in più? Che se dovessero, per esempio, salire i tassi, e quindi i tassi di mercato dovessero andare, non so, al 7%, non è che tenere il titolo fino a scadenza ti tutela dal fatto che le cose non sono andate poi bene perché i tassi sono saliti, perché semplicemente tu per tutto il periodo della durata del titolo incasserai degli interessi più bassi rispetto a quello che erano quelli di mercato. Viceversa, se i tassi dovessero scendere, anche senza vendere subito per monetizzare la questione, il fatto di detenere per 5 anni un qualcosa che ti paga degli interessi del 4%, quando gli interessi per tutti gli altri sono tornati al 2, è in ogni caso un extra profitto, e quindi io sto guadagnando di più in termini reali rispetto a quello che è il mio rendimento ex ante. Per cui al momento io posso dire che l'unica cosa che so è quanto andrò a incassare, no? Con il mio investimento. Se questo investimento sarà positivo o negativo rispetto ai tassi di mercato, dipende da cosa faranno i tassi di mercato in futuro. Per cui io di solito tendo a dire che un investimento in titoli di Stato a tasso fisso è un investimento che ha una componente speculativa. Questa componente speculativa significa o praticamente dipende appunto dal livello dei tassi di mercato. Verrebbe da dire che il consiglio che un normale diciamo consulente finanziario potrebbe dare è: acquista questi titoli di Stato qualora tu pensi che in futuro i tassi scenderanno, nel qual caso avrai, diciamo, fatto un investimento ottimale. Io non consiglio niente a nessuno, non so se in futuro i tassi saliranno ulteriormente o scenderanno, però
funziona così. Per cui è un investimento che dà un tasso di interesse sicuramente interessante, perché in questo momento, interessante, perché in questo momento i tassi sono piuttosto alti in tutto il mondo, quindi avere un 4 e passa per cento di tasso di interesse non è poco. Il fatto che sia un investimento ottimale e dipende da come andrà in futuro. E non c'entra dire ma se non vendo non perdo, ma se compro no, cioè in ogni caso può andare bene o può andare male rispetto agli altri tassi di mercato. Altra cosa che deve essere sicuramente ricordata è che sia una scadenza di 5 anni. Sì, c'è questo premio, diciamo così, per chi lo tiene fino a scadenza, ma come tutti i titoli di Stato può essere venduto in qualsiasi momento. Per cui io metto dei soldi in questo momento nel BTP Valore, fra una settimana ho bisogno di quei soldi, non c'è problema, li posso tranquillamente vendere sul mercato. Fra un anno ho bisogno di quei soldi, li posso tranquillamente vendere sul mercato e in 2 giorni mi vengono accreditati i miei soldini. Scusate, ma purtroppo il problema di chiamare l'ufficio che poi suonano i telefoni, no? E così via. Ma pazienza, noi c'è un'efficiente Giulia che in questo momento mi intercetta le chiamate durante le dirette. Per il resto, invece, la questione è abbastanza semplice, vale a dire, è garantito il mio prezzo di vendita nel momento stesso in cui io vado a vendere il titolo prima della scadenza? No, perché come ho detto prima, dipende dai prezzi di mercato, cioè se i tassi dovessero scendere, questo che è un titolo a tasso fisso e quindi particolarmente attraente, in uno scenario di tassi che calano avrà un prezzo superiore, perché se i tassi in giro vanno al 2%, la gente sarà disposta a pagare di più per avere un titolo che rende il 4 o il 5. Quindi nel momento stesso in cui io andassi a venderlo, invece dei 100 che ci ho messo per acquistare il titolo, me danno 104, 105. Quindi oltre agli interessi avrò preso un capital gain, quindi diciamo così un guadagno ulteriore. Dalla vendita del titolo. Viceversa, se malauguratamente i tassi dovessero continuamente andare a salire e io dovessi vendere prima il titolo, invece di 100 che ci ho messo per comprarlo, magari prenderò 98, 97, insomma, una cifra lievemente inferiore, no? Come lievemente superiore sarà nel momento in cui ci dovesse essere una discesa dei tassi. Tutto qui, quindi, in buona sostanza, proprio stringendo all'osso, se ho dei soldi liquidi e li metto sul BTP Valore, avrò dei tassi di interesse fissi per 5 anni, avrò un ulteriore premio se penso di tenerlo fino a scadenza, ma in ogni caso potrò venderli in qualsiasi momento qualora avessi bisogno di avere disponibilità liquida. Dal punto di vista di comparazione di questo investimento rispetto ad altri investimenti possibili, questo è un investimento ottimale. Solito non suona mai, comunque vabbè, invece oggi pac. Questo è un investimento ottimale qualora invece ci siano delle aspettative di discesa dei tassi di interesse, viceversa, insomma, se io mi aspettassi che i tassi continuano ancora a salire, ti consiglierei di prendere dei bot, oppure quindi dei titoli a brevissima scadenza, oppure dei titoli indicizzati o similari. Ecco, non è certo il mio mestiere dare consigli di investimento, però i titoli funzionano così. Spero di essere stato chiaro. Se pensate che sia un investimento che fa per voi, in questo momento è stato un buon segno l'attenzione che i risparmiatori hanno dedicato a questi strumenti, perché direi che la cosa è molto positiva come numero di sottoscrizioni. È molto utile far vedere che
In passato c'era solo bisogno della Banca Centrale Europea quando i tassi erano zero. Adesso no. Ce la possiamo fare anche noi.